Ciao ragazzi, eccoci in un nuovo video, benvenuti. Allora, io solamente ieri ho visto l'ultima live guasta della nostra Chiaronzola e a quanto pare ho notato che questo famoso cerchio non si è ancora chiuso. Ma sbaglio o aveva detto che non avrebbe più parlato di nessuno, di nessun canale di scolo, che si sarebbe dedicata solamente ai propri fans? Mi sa che per adesso queste live pucciose, simpatiche, spensierate, questi suoi utenti non le vedranno proprio, potranno solo sperare in un miracolo. Comunque, l'argomento di quest'ultima live è nuovamente senza anima e Luciana con i suoi video. Io ragazzi, su Luciana veramente ne ho sentite delle belle, secondo me. Questa donna le pensa di notte per poi spararle di giorno, ma andiamo con ordine. Allora, lei ripropone di nuovo gli audio aberranti di Francesca. Torna nuovamente a parlare della storia della nonnina, del freezer, che ragazzi, scusatemi, ma due borse e basta. Cioè, l'abbiamo capito, l'hai detto, ridetto, non si sa ormai quante volte, ormai veramente questa storia la sappiamo a memoria. Cioè, non sarebbe ora di darci un taglio e smettila poi di nominare sempre questa povera donna che non c'è più. Sta cosa veramente Chiara va avanti da ormai più di 3 anni, sempre la stessa solfa. Ma che ne so, non potresti citarla qualche volta per ricordare un aneddoto particolare, un ricordo che ti è rimasto nel cuore? No, sempre metterla in mezzo a questo sporco dissing che tu tanto ami. Ma poi più che altro cioè, mi meraviglio di Davide, ma non può essere lui a dirle di darci un taglio su questa storia e lasciare in pace questa signora. Calcolate ragazzi che solo in questa live, credetemi, l'avrà nominata almeno 20 volte, cioè assurdo, basta, non se ne può veramente più. Comunque va bene, andiamo avanti. Allora lei continua sempre con questi famosi audio di senza anima, che lei ormai chiama senza brain, dove è stata razzista, ha indagato su una minorenne, le ha fatto body shaming chiamandola scrofa. Sempre con questo vestito cinese, il matrimonio farlocco, insomma, sempre la stessa minestra. Quindi veramente passiamo oltre perché almeno io non ne posso più, non mi va neanche più di parlarne. Ma passiamo all'argomento più succulento, ossia la nostra Lucy. Allora, Chiara dice di essere stata accusata da tutti di essere stata lei ad aver messo la madre su YouTube. In realtà però non è così perché è Luciana stessa che si intromette sempre nelle discussioni. Lei diverse volte le ha anche disinstallato tutte le app sul telefono in modo che Luciana non poteva più accedere a nulla, ma poi si faceva convincere, quindi gliele installava e lei continuava. Anche il marito, la figlia, il fratello non erano d'accordo che Luciana partecipasse a queste live, ma lei nulla, continuava imperterrita perché a detta di Chiara aveva questa voglia di rivalsa, di dire la sua su chi la diffamava. Chiara molte volte ha detto anche a Davide di non fare le live con lei, ma di andarsene nella loro camera. Calcolate che Luciana in questi ultimi giorni ha chiesto anche a Chiara di fare una live, ma lei glielo ha impedito. Molte volte le ha detto che le avrebbe rotto anche il telefono se avesse continuato a perseverare. E quel giorno, quando sono usciti i famosi audio, lei è esplosa e le ha lanciato questo benedetto telefono sul balcone, distruggendoglielo. Ma non l'ha assolutamente traumatizzata come tutti vogliono far credere, non le ha fatto assolutamente nessuna violenza. Torna poi a parlare di questo famoso cactus, quindi l'interlocutore che avrebbe divulgato questi famosi audio, e dice di averlo visto scrivere in chat da senza anima. E lei si chiede come mai quest'ultimo è sempre lì sotto. E secondo lei, tutti sono in combutta per estorcere informazioni a Luciana.
Guarda caso, anche Senz'Anima nell'ultima live aveva citato che sicuramente sarebbero usciti fuori altri audio. Quindi, secondo lei, tutti i canali di Scolo sarebbero tutti uniti per estorcere queste informazioni a Lucy. Secondo lei, questa è stata una trappola, una cosa studiata a tavolino, quindi da tutti, come i famosi bomboloni, che secondo lei è stato un vero e proprio atto intimidatorio. Inizia poi a prendersela anche con Pietro, il loro famoso amico, no? L'ultimo, dicendo: Pietro, stai attento che ti sputtano se io parlo, cioè come fa con tutti quando lei litiga, cioè tanto per cambiare, sempre lo stesso modus operandi usa. Continua poi dicendo: sei vergognoso, neanche ti sai vestire, come vai in giro. E qui sinceramente a me mi viene da dire, detto da te, che esci in pigiama oppure che a 45 anni indossi ancora le tute di Barbie e Topolino, cioè mi viene da ridere, ma dettagli, vero Chiara? Va bene. Continua poi dicendo che lei di questo ragazzo non si è mai fidata, non gli è mai piaciuto in realtà. E udite, udite, ragazzi miei, sia questo Pietro che questo cactus avrebbero convinto Luciana che Davide la odiasse. Cioè, questa è nuova, eh? Lei in pratica si sarebbe fatta trascinare, credendo quindi a queste persone. Ecco perché molte volte in live lei mortificava il genero e lo riprendeva su tutto. Cioè, secondo Chiara, perché veniva fomentata da questi due personaggi. Anche il fatto delle famose pellicine, loro in pratica l'avevano aizzata, ecco perché Luciana ha parlato. Cioè, questa è bella veramente. Vabbè. Poi inizia a giustificare anche sua madre dicendo che lei non è assolutamente razzista perché appunto era sposata con un pugliese, quindi non è vero che odia il sud perché è stata lasciata. Anzi, è lei che ha lasciato il marito e quest'ultimo l'ha sempre rincorsa. Immagino. Continua poi dicendo che l'unica colpa che ha è stata quella di fare tutta l'erba un fascio, perché è stata toccata da siciliani e veneti come Calogero, Fate, Pericolonda, Christian, Senz'Anima, quindi via dicendo. E in questo momento interviene prontamente Luciana dicendo che molti suoi amici e sue amiche siciliane non si sono assolutamente offese. Ma guarda caso si sono offesi quelli che si volevano offendere. Aspettavano solo questa sua caduta di stile, perché di una caduta di stile si è trattato e basta. Lei in pratica è stata solo una stupida. Poi Chiara torna nuovamente a parlare di Tito Volley, dicendo che le ha fatto un video DM contro, che no, in realtà non è mai cambiato. Lei ora però sta bene perché si è finalmente liberata di quest'ultimo, perché parlava di tutti, era ossessionato da YouTube e secondo lei tutte queste persone insieme la vogliono demolire, vogliono vederla in ospedale o all'altro mondo. Ma ci rendiamo conto addirittura? Bah, vabbè. Tutti poi hanno messo in mezzo persino i nipotini minorenni e nessuno ha detto niente. E qua sinceramente mi dispiace, ma io devo contraddirti, Chiara, perché l'unica che li ha messi in mezzo e buttati sul tubo sei stata proprio tu e tuo marito, che pur di fare visual ve ne siete fregati di tutte le offese fatte a quei ragazzi. Quindi su questo discorso secondo me è meglio che tacete. Comunque lei continua dicendo che è stufa di tutti, che hanno persino, pensate un po', diffamato le sue gatte per la famosa storia della popò sul cuscino. Lei è disordinata ma molto pulita.
Sicuramente non hanno le blatte in casa, come ultimamente molti stanno dicendo, quella era solo una scimice. Il muro in realtà non è macchiato di sudiciume, ma perché non c'è lo schienale dietro del divano e quindi lei o lui appoggiandosi si sa che cambia colore. Sì, a casa mia non è mai successo, però evidentemente può succedere, ragazzi. Ci tiene poi a precisare che chiunque si è preso gioco di sua madre, e quindi torna nuovamente al discorso di questi audio, quindi chiunque si è preso gioco della madre e ha divulgato queste conversazioni, ha commesso un reato e se ne occuperà la polizia postale. Lei difende sua madre, non per le discriminazioni ameridionali, ma è d'accordo su molte cose che ha detto. In chat poi le chiedono come mai tutto questo odio nei suoi confronti e lei sapete come risponde? Perché sono tutti gelosi di merda. Dice che tutti la amano talmente tanto da non poterla avere, allora sono tutti rabbiosi con lei. Minuto di silenzio. Cioè, veramente, io qua stenderei non un velo, ma un tendone pietoso. Chiude però questa live in bellezza facendo uno spoiler. Presto ci sarà una situazione dove sia lei che la madre, saranno in costume da bagno. Ci dice che presto Lucy andrà anche a Palermo per fare un reportage. E io mi domando sinceramente con quale faccia, io neanche la farei varcare, vabbè, ma oltrepassiamo. E indovinate un po', lei e il marito hanno in programma di andare a Londra. Ragazzi, questa è stata una live intensa. Ho saputo poi che ne è stata aperta un'altra nel canale di coppia dove lei ha insultato pesantemente, senza anima, dicendo anche le peggiori volgarità, ma io sinceramente ancora non l'ho vista, anche perché dura 3 ore, mamma mia. Comunque, noi sicuramente ne parleremo insieme nel prossimo video. Noi comunque ci vediamo come sempre nei commenti. Fatemi sapere cosa ne pensate, se avete visto questa live. A presto, baci!